Buonasera, è ufficialmente iniziato il Conca Music Fest e noi siamo venuti ad intervistare per la prima serata alcuni dei membri del Terzo Millennio, ovvero l'associazione che vi abbiamo già presentato all'organizzazione dell'evento. Sono qui con due membri del Conca Music Fest, ovvero Giulia Bastrenghi e Paolo Betti, che hanno diverse mansioni, e adesso noi andiamo a vedere di cosa si occupano. Giulia Bastrenghi, Giulia Bastrenghi si occupa del servizio nella zona ristorante del Conca Music Fest. Allora Giulia, da quant'è che servi? 11 anni, da quando è iniziata la festa. Da quando è iniziata? Quindi l'undicesima edizione e te hai 11 anni che servi? Sì, non sono riuscita a passare di grado purtroppo. Non ti hanno messo a fare la cantante o la presentatrice? Assolutamente no. Ascolta, ma in cosa consiste la tua mansione, il tuo lavoro? Dunque, la mia mansione è servire ai tavoli, quindi coordinare anche le nuove leve e garantire il servizio più efficiente per la nostra festa. E soprattutto veloce. Esatto. Cosa deve fare chi viene a mangiare qui? Quali sono gli steps da seguire per prendere l'ordinazione, eccetera? Dunque, la fila alla cassa, si spera poca. Si spera tanta. Si spera per voi tanta, per loro che sia scorrevole. Esatto. E fila alla cassa, si fa il buono, poi si arriva al tavolo, ci sarà un dirigente di sala che assegnerà il tavolino alle persone e ci sarà un cameriere per ogni tavolo, quindi la comanda verrà assegnata al cameriere, il cameriere va in cucina e ordina antipasto primo, secondo. Arriva Giulia e poi porterà tutto al tavolo. Giulia, visto che sono 11 anni che ti occupi del servizio, faccio sempre questa domanda. C'è mai stato qualche incidente di percorso durante il servizio? Allora, facendo le corna, no. Sicuramente quest'anno. Sicuramente questa sera fa cadere un piatto di qualcosa? Esatto, sicuramente. No, magari i primi anni un po' di intoppi nelle ordinazioni. Non so, ho portato prima la carne invece della pasta, ho portato prima la pasta invece dell'antipasto. Però ecco, grandi danni no. Mi posso reputare abbastanza fortunata. Ok, e grazie Giulia. Passiamo invece a Paolo Betti, che si occupa del settore della pizzeria. Allora Paolo, scusa Giulia, facciamo un cambio. Da-dan. Allora Paolo, di cosa ti occupi in pizzeria? Quando arrivi in pizzeria e quando te ne vai stasera dalla pizzeria? Buonasera Marta, buonasera a tutti. Allora, la pizzeria, come tutti si possono immaginare, è un posto all'interno della cucina che, come gli altri, è caotico al massimo. Si parte da un inizio abbastanza anticipato, quindi subito dopo pranzo, alle 14 siamo già in pizzeria, si comincia con l'impasto, dopo una lievitazione di un paio di ore, tre a seconda del caldo. Oggi fortunatamente la lievitazione è stata velocissima. Si incomincia a fare le porzioni, che sono le palline, per poi ottenere le pizze future, si spera. Quali pizze si possono assaggiare e degustare al Conca Music Fest? Beh, le pizze sono quelle classiche, la Margherita, la Napoli, la Capricciosa, la Würstel. Poi ci sono le due speciali, che sono la Terzo Millennio e la Giardini in Festa, che era il vecchio nome del... Sì, sono i vecchi nomi della festa precedente, ovviamente abbiamo cercato di restare su quella linea un po' per nostalgia, un po' per patriottismo, come si dice. Ok, perfetto. Allora, grazie ragazzi, speriamo che la prima serata del Conca Music Fest vada a gonfie vele, e anche a chi ci segue, che magari è indeciso, mi raccomando venite perché noi vi aspettiamo. Grazie ragazzi. Grazie. Allora, noi nel frattempo ci spostiamo, come abbiamo introdotto anche nella presentazione, al Miglio Verde, se l'avete vista, se non l'avete vista guardatela. Il Conca Music Fest è organizzato dall'associazione Terzo Millennio, alcuni ragazzi li potete riconoscere perché si muovono come delle piccole formiche con la maglietta dell'evento, pronti a servire e a risolvere qualsiasi vostro dubbio. E il Terzo Millennio quest'anno presenta l'undicesima edizione del Conca Music Fest, e tante cose sono cambiate anche nell'organizzazione, ma anche nella logistica dell'evento. Infatti noi in questo momento, con il sole in faccia, il sole bacia i belli, io non vi vedo più, ci stiamo spostando verso quella che è la zona
Ah, chiaramente qui, se avete visto già la nostra presentazione, c'è la scenografia dell'evento, che sono i murales fatti dal Pocio, che è l'artista che si occupa della decorazione dei giardini per il Conca Music Fest, e scenografia che accompagna il nostro arrivo nella zona del post cena del Conca Music Fest, quella dove si possono degustare birra, alcolici, quello che volete, e soprattutto ascoltare della musica abbastanza interessante, perché poi adesso andate a capire quello che stasera vi presenteremo. Qui c'è la cassa dove ordinare alcolici e dove fare la fila per il ristorante. C'ho il fiatone, scusate. Qua c'è il bar, la birreria, qua c'è il presidente. Presidente, all'inizio dell'evento come si sente? Qual è la tensione? Io sono già stracco. Lui è già stracco, però se venite a dargli un bacino lo fate contentissimo. Stracco ma positivo. Dai. Stracco ma positivo. Allora, presidente, come si dice in queste occasioni, in gergo teatrale... In culo alla balena, speriamo ne scorrere. No, aspetta, e poi anche merda, merda, merda e rompiti una gamba. Si dice così. Mi fa male un piede. Allora ci sta, però si dice. Quindi mi raccomando, dai l'ultima speranza, visto che già alcuni di queste persone siamo circondati già da un bel numero. Però chi ci stesse guardando e fosse indeciso, ma stasera ci vado al Conca Music Fest oppure no? A me vi conviene, secondo... salvi dal divano. Così è una minaccia, però. Come? No, tanto in casa fa caldo stasera, ve lo dico subito. È vero. È meglio venire qui. Qui allora vi spruzzate un po' di Autan e stasera andate che è una bellezza. Va bene, ciao presidente, noi continuiamo a fare un piccolo giro. Ciao. Per spostarci qua. Ecco ragazzi, c'è un altro buonasera. Partecipante, un altro componente del terzo millennio. Ciao Andrew, come ti senti? Bene, accaldato. Sei carico? Sì, abbastanza. Cosa consiglia ai nostri telespettatori? Consiglio che se sono ancora a casa o lo guardano sul telefono, perché se sono davanti al computer è il momento di venire, perché ci siamo, insomma. Ci siamo, manca pochissimo. Sì, dai, ora un paio d'ore e poi inizia le danze. Allora ti dico la stessa cosa che ho detto al presidente. Okay. Merda, merda, merda e rompetevi una gamba. Ok, perfetto. Noi ci si vede dopo un giro ci per un mojito. Ciao a tutti. Ok, qui chiaramente c'è la regia dell'evento, quella che coordina chiaramente il palco. Davanti a noi il favoloso palco, davanti a noi io non ci sono, davanti al palco del Conca Music Fest. E adesso ragazzi vi porto dalla parte più interessante del Conca Music Fest, quella che accompagna il vostro post serata, o meglio la band. Allora, venite ragazzi, venite qui davanti. Sì? Ci siamo tutti? Sì. Allora, siamo qui con i Seveso Casino Palace, che è una band che sicuramente voi avrete già visto e che chiuderà questa sera il Conca Music Fest, quindi la band di punta, diciamolo, di stasera. Allora, ragazzi, visto che leggendo la vostra biografia, poi alcuni già vi hanno visto perché comunque avete la vostra fama, allora, siete una band giovanissima nata nel 2013. Quant'è l'impegno per mantenere un progetto come questo, un progetto musicale e artistico che nel nostro paese, fra l'altro, è molto importante? E soprattutto, come avete fatto dal 2013? Quanti incidenti e quali incidenti ci sono stati? Ma diciamo che la base del nostro lavoro è anche un po' la nostra amicizia. Cioè, noi abbiamo avuto la fortuna di ritrovarci per fare musica, ma poi finire per essere anche un gruppo di amici. Quindi magari questo ci ha aiutati. Anche se a volte ovviamente dà anche i suoi litigi, le sue cose negative. Sì, anzi, probabilmente per il motivo che siamo così uniti, per questo motivo litighiamo anche tantissimo. Però è anche quello che ci tiene uniti. Non c'è solo il rapporto lavorativo, ma siete come una famiglia praticamente. Sì, una piccola famiglia, diciamo che nonno Salvo. Beh, la zia Silvia. No, sì, siamo una piccola famiglia, dai. Ed è giusto, si vede infatti, fa la differenza secondo me anche dal punto di vista lavorativo. Allora, leggendo la vostra biografia, avete partecipato a un sacco di cose fighissime. Voi venite da Milano, quindi un ambiente completamente diverso da quello in cui siamo adesso. E avete partecipato, vi siete esibiti all'Alcatraz di Milano, all'Expo 2015 e soprattutto, molti di voi si ricorderanno, che avete partecipato ad X Factor 2018. Quali tra queste esperienze mi volete descrivere? Guarda, io ti descriverei l'Expo del 2015, è stato bellissimo. Oh, no, a parte gli scherzi, poi guarda, ti rispondo così.
Ti rispondo così. Noi dal 2013 abbiamo cominciato a vederci in sala prove, a fare la nostra musica in inglese soltanto per suonare noi la domenica in sala prove, oppure ogni tanto in localini insieme ai nostri, con i nostri amici che venivano a vederci. A contest anche. Sì, anche i contest. Comunque abbiamo sfruttato ogni occasione per suonare. Quando ci si è presentata l'occasione di X Factor, siamo andati con la stessa mentalità, cioè andiamo a suonare, vediamo cosa succede. Alla fine non ci aspettavamo il riscontro che abbiamo avuto, specialmente all'inizio, e quindi è andata un po' così. Siamo andati lì, abbiamo detto vabbè dai, facciamo questa sfera e basta, ci facciamo mandare a casa, tutto a posto. Sì, almeno esatto, abbiamo suonato davanti. Cosa vuoi che succeda? Chi vuoi che ci prenda? Esatto, era un po' più di uscire proprio. Tipo, ma tanto chi cazzo ci caga, non passeremo mai. E invece siamo finiti fino a... E invece babam! Stiamo un po' sminuendo, diciamo, però l'idea era proprio, cioè andiamo, proviamo, vediamo cosa succede, senza troppe pretese. Diciamo. Senza troppi progetti, che poi sono quelli che deludono sempre, farsi... Sì, infatti anche questo spirito qua di andare lì e vedere quello che arriva senza farsi aspettative è anche quello che un po' ha giocato anche a nostro favore. Diciamo che prima di prendere la decisione definitiva di provarci ci abbiamo pensato un bel po', perché comunque... Cioè, nonostante sia una cosa che dici, vabbè, vado, lo faccio, però comunque è una decisione che devi prendere con un po' di filosofia, perché comunque non è un'esperienza così alla leggera, cioè è una roba comunque importante che ti segna anche abbastanza, cioè come ha fatto con noi alla fine. Sì. Poi anche dopo, se quello che hai fatto prima, non avevamo, dici sì, non avevamo pretese, dopo aver raggiunto, dopo essere stati a X Factor, comunque aver avuto quella visibilità lì, abbiamo cominciato a costruire un progetto vero e proprio che comunque stiamo ancora costruendo e stiamo portando avanti. Quindi le cose si stanno facendo abbastanza serie per noi e ci stiamo impegnando tanto. Cosa che prima era, diciamo, soltanto un hobby, mentre adesso cerchiamo di farlo diventare il nostro lavoro. E questa è una bella cosa per chi ci segue a livello nazionale ma anche internazionale, perché tante band come voi magari oggi suonano nella loro cameretta o comunque hanno delle ambizioni o hanno paura di intraprendere questa strada, e seguendo il vostro esempio magari possono dire ok, ce la possiamo fare anche noi. Se ce l'abbiamo fatta noi, ce la possono fare tutti. Allora, ma più che altro a un certo punto bisogna mettersi in gioco, cioè è quella la chiave di tutto quanto. Se poi succede, deve succedere, succede, se no comunque devi aver dato il massimo, averci provato, se no non è chiaro che poi rimani nella cameretta e non succede niente, ma per ovvi motivi, diciamo. Ok ragazzi, visto che questo è uno dei festival, chiaramente per le nostre zone, uno dei festival più frequentati e più conosciuti, a quanti festival estivi o non avete partecipato voi? Ma quest'estate ce li stiamo facendo un po' tutti in realtà, perché... Sì, adesso noi stiamo girando un po', in realtà prima non ne avevamo mai fatti, quindi è un'esperienza abbastanza nuova. Robe così grosse, festival veri e propri, no, partecipavamo a dei contest che poi magari si rivelavano dei festival, però sempre a un livello un po' diverso. Mentre adesso abbiamo una ventina di date, abbiamo sui nostri social tutte le date, se volete venirci a vedere in qualche... Esatto. Promo! Esatto. Allora, quali sono le prospettive? Vabbè, le prospettive per il futuro me le avete già dette, possono trovare le date tranquillamente. E per stasera cosa vi aspettate? Boh, io vorrei tanta birra. Mi sembra sul palco, speriamo ci sia un bel pubblico, bello carico. Carico. Quindi sì, chi ci sta guardando, che stasera verrà al Conca Music Fest, vi vogliono belli carichi. Sì, perché noi arriviamo carichi, ma se il pubblico è carico, noi ci carichiamo di più. Esatto, impazziamo. E portate una birra per Salvo, a questo punto ognuno adesso porta una birra per Salvo. No, vi prego che poi devi guidare. Due lì. No, bevi o guidi. O bevi o guidi, esatto. Ok, salutiamo i nostri telespettatori e ci vediamo questa sera al Conca Music Fest. Telefono spettatori. Ciao. Ciao.